Parola per eventuali interventi. Prego. Io volevo dire una cosa, non solo della... State con Vado. Prego. No, non solo di questa, di questo circo, di questa sezione, ho avuto l'invito via mail e devo dire che sono felice di essere venuto qua. Non è facile di sti tempi, credo, trovare gratificazione dall'interno del partito per lavorare sulla politica e sulle cose di cui stiamo discutendo. Sono felice perché? Perché mi ero segnato, prima di cominciare e durante il dibattito, un po' di punti che purtroppo me li avete fatti smarcare. Cioè, volevo risposte e in parte me le avete date, me le avete date abbastanza. Desidero però fare due considerazioni, che credo riguardino tutti e due, sia De Maria che Ermini. Una è: bene, De Maria, dobbiamo lavorare all'interno del partito perché non succeda più che un capogruppo, ammesso che sia vero quello che dicevano i giornali, dica quello che è stato detto a Bologna sul consiglio regionale, ma io cosa potevo farci, la sintesi può essere questa: se andavo a lamentarmi sulle spese che questi facevano, mi sentivo dire che non erano problemi miei. Okay? Per cui dobbiamo darci come partito, io chiedo che il Partito Democratico a livello nazionale, ma perché no a livello locale, si dia delle regole che sono state sollecitate o ipotizzate nei vostri discorsi, attraverso le quali non sia possibile o sia controllabile la spesa dei nostri delegati. Okay? Devono esserci queste cose qua, non può essere dato soltanto sul buon senso. Per cui io mi auguro che venga fatta attraverso voi un'azione forte, sia a livello nazionale di partito che a livello locale di partito, perché ci diamo queste regole. Perché non sia possibile, responsabilizziamo i capigruppo, responsabilizzate chi volete, ma nelle varie sessioni, nelle varie rappresentanze di tipo regionale, comunale, piuttosto che parlamentare, deve esserci qualcuno che ha il libretto delle regole da far rispettare e ne ha la responsabilità. L'altra cosa che mi ero segnato ed era su Ermini. Bello quello che hai detto su quello che si sta cercando di fare, importante quello che... ma chi lo sa? E allora lì li metti insieme tutti e due. È un problema vostro, nostro. Cioè, io non lo so come fare, ma ad esempio oggi, se questo signore che riprende le cose che stiamo dicendo avesse l'autorità e la possibilità di fare una sintesi, di metterla sotto mail e di mandarsi il filmato, beh, io avrei 4-5 elementi in più con i quali discutere con quei somari della Lega, okay, che vanno a fare le azioni di populismo a cui tu facevi riferimento. Perché gli esempi che tu hai fatto per quello che riguarda ad esempio la depenalizzazione delle cose, sono cose che io devo sapere, sono cose che se riesco ad avere una sintesi, due righe, qualche cosa per cui posso andarmela a vedere, posso poi dopo riportarle mentre faccio la spesa alla Coop, piuttosto che quando sono al banchetto. Fate queste cose. Cioè, io, a me non interessa se il Partito Democratico, e questa poi sarà l'ultima richiesta che faccio, oggi è poco organizzato. Facciamo con quello che abbiamo, troviamo questi strumenti, usiamo quello che abbiamo per fare in modo che le cose vengano distribuite. Certo, non potete, a noi volontari iscritti, quelli per i quali avete le mail che riceviamo queste informazioni, bombardarci con 100.000 informazioni. Scegliete le 8 importanti, ma tutte le settimane ce le mandate. Vuol dire che un giorno ne leggiamo due e quell'altro e tutti i giorni ne leggiamo l'altro, ok? Però è fondamentale che ci mandiate queste cose qua, se no lo sapete voi e noi no, e ci incazziamo, poi veniamo qua e siamo contenti di quello che ci dice, ma se ce lo dicevi prima eravamo più contenti come concetto, ok? Per cui secondo me il discorso della formazione e della partecipazione alle azioni che il Partito Democratico è fondamentale. L'ultima preghiera che vi faccio, credo che sia stato accennato in qualche modo, o se no lo accenno io. Io non sono della corrente, cioè io non sono di nessuna corrente. A suo tempo ho votato Bersani, l'ultima volta ho votato Renzi, sono soddisfatto di quello che stiamo cercando di fare nei casini in cui siamo oggi, eccetera. Però c'è una cosa che credo che vada criticata nell'ultimo periodo alla gestione, eccetera. Ci vuole qualcuno che metta un briciolo, un po' più di attenzione sull'organizzazione interna del partito. Ci vuole più focus sul partito. Io non sto chiedendo che il segretario faccia un altro mestiere, che non faccia più segretario. Continui a farlo, però dia delle deleghe a qualcuno che prende e organizza di più il partito. È fondamentale. Tra le cose che sono state dette,
la cosa che mi ha dato molto fastidio è che a Roma, qualche tempo fa, c'è stato tutto il casino che c'è stato in regione con Fiorito e quant'altri. Io mi sono chiesto, forse tanti di noi altri si sono chiesti, ma noi dove cazzo eravamo? Okay? Poi capita il casino sul comune di Roma, ma noi, ma dove cazzo eravamo? Okay? Allora, io credo che se il partito pensa un attimino a queste cose qua, forse una critica sulla sua organizzazione interna e sulla capacità di darsi regole, di far rispettare, di avere dei feedback, di pretendere delle informazioni, sia urgentissimo attivarla. Okay? Grazie. Dunque, Garofani. Dato che sono completamente d'accordo con quello che ha detto Ermini e anche Andrea, dico le cose su cui non sono d'accordo. La prima è questa. Andrea facevo una battuta che ha un senso, dicendo: dato che su queste cose nel PD siamo tutti d'accordo, non ne parla nessuno. Io credo che c'era un modo di far parlare delle cose che ci ha illustrato Ermini, ed era il problema dell'agenda politica del governo e della segreteria nazionale del PD. Purtroppo Renzi ha deciso di mettere al primo punto l'articolo 18, non la giustizia e la lotta alla corruzione. Se Renzi, invece di mettere l'articolo 18, metteva la lotta alla corruzione, alle mafie e alle cose che ci ha spiegato Ermini, e su questo si dedicava analogo impegno a quello che si è dedicato all'articolo 18, alla riforma elettorale e alla riforma costituzionale, tutti avrebbero parlato di questo. E i cittadini avrebbero apprezzato, e forse sarebbero andati a votare più volentieri, il fatto che per il PD la centralità era la lotta alla corruzione e la lotta alle mafie. Questa centralità non è apparsa nell'agenda del governo. Non basta, l'analisi che ci ha fatto Ermini è correttissima, però in politica contano i segnali che si danno, non i progetti che si scrivono. E questo è un problema politico. La seconda riflessione che faccio è, diceva il compagno tenuto prima, noi dove eravamo Roma? Noi eravamo lì e non abbiamo fatto niente. Buzzi era alla cena, a pranzo con Renzi e ha tirato fuori, sembra, 20.000 euro perché ha invitato anche un tavolo, ha pagato per un tavolo. Ha finanziato Marino e tutti gli altri, quindi Buzzi non era uno sconosciuto, frequentava il PD ed era una persona molto introdotta nel PD di Roma. Io ho letto il giornale, non so, però lo confermano tutti. Allora, come si fa a non fare una riflessione seria su questo? Perché se io mando Orfini a commissariare Roma, che è nato e cresciuto nel PD e nel PC di Roma, faccio una scelta che già è sbagliata in principio. Se io commissario una situazione devo mandarci un esterno, non posso mandarci uno di Roma. Poi viene fuori che Lamadia aveva detto che sentiva puzza di criminalità, non mi ricordo bene la battuta, alla gestione delle primarie. Si è scoperto che pare pagassero dei Rom e dei rumeni alle primarie. Non ho sentito nessuno, a iniziare da Renzi, ma nessuno della segreteria nazionale, peraltro devo dire che qui giustamente chi mi ha preceduto si poneva l'esigenza di parlare del partito, la segreteria nazionale del partito è come se non ci fosse, perché non si sente mai parlare nessuno, a parte Renzi e Guerini e la Serracchiani purtroppo per me, quindi non è che sia un protagonismo. Però, voglio dire, nessuno mette in discussione il meccanismo delle primarie, perché la scelta che abbiamo fatto sulle primarie di far votare la gente che si iscrive il minuto prima è di per sé un elemento che favorisce le infiltrazioni malavitose e corruttive nel partito. È un meccanismo completamente sbagliato. Dato che c'è stato spacciato invece che Renzi dà la responsabilità principale, perché l'artefice principe, poi Bersani
ha commesso il grave errore di cedere su questo che invece non doveva cedere, ma è l'artefice principe della teorizzazione delle primarie aperte a tutti, chiunque si presenti per la strada. Nessuno fa una riflessione su questo, perché Roma mette in evidenza, ma anche Napoli prima abbiamo dovuto annullare le primarie, perché c'era stata della gente che aveva organizzato le persone, le pagava per andare a votare alle primarie. Se noi non cambiamo le primarie e non stabiliamo che per andare alle primarie del PD non bisogna iscriversi il giorno prima, ma bisogna avere almeno, dico io, un anno di iscrizione o comunque di adesione ad una lista degli elettori, se non degli iscritti o dei simpatizzanti, chiamiamola come vogliamo, al PD, noi non interveniamo su un meccanismo che è di profonda rischio di infiltrazioni malavitose, oltre che di fenomeni corruttivi. Terza questione. Io sono rimasto colpito dalle due lettere di Veltroni e di Poletti sulla vicenda di Roma. Perché io penso che Veltroni e Poletti sono due persone molto oneste. Penso però che non se la possono cavare scrivendo una lettera in cui dicono che soffrono tremendamente. Perché a me che loro soffrono non me ne frega niente. Io voglio sapere politicamente come valutano quello che è successo e come pensano di fare. Veltroni addirittura c'è qualcuno che pensa che dovrebbe fare il Presidente della Repubblica. Io dico che se uno non è stato capace di gestire il suo gabinetto è meglio che non faccia il Presidente della Repubblica, perché il mondo è pieno di gente disonesta. Ci sono i servizi deviati, ci sono le infiltrazioni, cioè l'Italia è un paese difficile, da cui c'è quello che si diceva prima. Ah, è vero, poi non c'è solo la malavita organizzata, ci sono le stragi di Stato che ancora non sappiamo perfettamente chi è stato il colpevole, soprattutto chi sono stati i mandanti, e abbiamo delle idee politiche su questo, ma non delle certezze giudiziarie. Quindi è un mondo difficile, pieno di insidie. Ora, se il tuo vice capo di gabinetto si scopre che è dentro a questo, il problema non è che tu soggettivamente sei una persona onesta, che ripeto, per me non è in discussione, ma devi chiedere scusa ai cittadini di Roma per aver commesso un errore di valutazione così grave. Non te la puoi cavare dicendo che tutti dicevano che era una brava persona, ma peggio Poletti. Errani si dimette da presidente senza in fondo averne bisogno, Poletti non sente bisogno di dimettersi dopo quello che è successo a Roma, dove si apre una discussione enorme sull'assoluta incapacità di controllo della Lega delle cooperative sulle proprie cooperative, potestà di controllo che è prevista tra l'altro per legge. Noto che l'unico dirigente autorevole della cooperazione italiana, o almeno di Bologna e dell'Emilia Romagna, che ha preso una posizione su questa è Turrini, cioè il presidente di Coppa Adriatica. Gli altri sono stati tutti zitti, silenzio totale. Qui c'è un problema. Perché se è vero quello che è venuto fuori, che questo presidente prendeva 25.000 euro al mese di stipendio, bastava andare a controllare lo stipendio per capire com'è che c'erano delle anomalie, ma non importava neanche sapere, perché da quello che si legge, una persona che si muove in quel modo, ma la Lega delle cooperative ha un'organizzazione strutturata e deve controllare le proprie cooperative. Qui c'è un problema molto serio, Poletti non ha sentito il dovere morale di dimettersi per chiedere scusa in questo modo ai cooperatori onesti, che sono la maggioranza, almeno quelli che conosco io, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, e ai cittadini, agli elettori del PD. No, ha scritto una dicendo sono triste, ma voglio dire, Errani si dimette, qui si vede la differenza della struttura delle persone, eh? Poi nei comportamenti si valutano le persone e si fanno gli interessi o meno del proprio partito, dei propri elettori, e ci si presenta in un certo modo. Questo è lo stile che poi bisogna che noi abbiamo, perché Ermini giustamente ha sottolineato più volte il tema del nostro DNA, ma il nostro DNA è fatto anche di dirigenti che hanno il coraggio di prendersi delle responsabilità e di tradurre queste responsabilità in atti. Perché poi la gente ti valuta,
sugli atti che compi e sui comportamenti che tieni. Se ti salvi sempre l'anima, non sei un dirigente, perché piace a tutti stare al sole, fare i ministri, però quando fai il ministro devi sapere che prendi il buono e il cattivo, non puoi prendere solo il buono. Questo, secondo me, è un problema politico molto grosso che noi abbiamo. Da ultimo, e finisco, sono i criteri di scelta. Ora, Andrea faceva un passaggio citando il caso di Monari. Io Monari lo conosco da tantissimi anni e a suo tempo gli avevo consigliato da amico di tornare a fare il meccanico dentista, perché lui da giovane faceva il meccanico dentista. È successo che c'è delle persone che sembrava gli fossero amiche che gli hanno fatto fare un lavoro che non era il suo lavoro, perché Monari non aveva il curriculum politico e l'equilibrio per fare il capogruppo del PD in regione. Chiunque lo conoscesse lo sapeva perché Monari è diventato capogruppo, perché era un uomo della forza e dei proviani. E quindi in questo equilibrio pseudopolitico abbiamo fatto Monari capogruppo. Ma Monari, ripeto, non aveva il curriculum. Chi conosce lui e ha letto le intercettazioni, quello è Monari. Cioè quello che c'è scritto nelle intercettazioni di una cosa che lui dice, di una cosa che lui dice non ad un amico al telefono, perché adesso qui viene avanti la teoria che quando ti intercetta e dici una cosa, dice, ma per telefono ci uso un linguaggio che io parlo per telefono e a voce, dico sempre le stesse cose, sempre che ho poca memoria, quindi certo non mi sbaglio mai. Se sbaglio, sbaglio proprio, ma so che cosa dico sia al telefono che di persona. No, quello era una riunione di capigruppo che è stata intercettata. È stata registrata. No, sì, scusa, mi sono sbagliato, è stata registrata e nascosto da quello del 5, chiedo scusa. Non era un'intercettazione, chiedo scusa. Quello lì è Monari, cioè chi conosce Monari sa che Monari è quella persona lì. È proprio una fotografia verità. Il problema è chi ha deciso e ha tenuto Monare a fare il capogruppo. Allora ci dobbiamo domandare, perché se no ce la caviamo facile dicendo ci vuole onestà, ma l'onestà non è un valore che si compra al mercato, è un percorso, è un processo, è un fatto culturale, un fatto valoriale, ma è anche un fatto di pesi e contrappesi dentro al partito. Se facciamo i partiti liquidi, succedono e si favoriscono percorsi di questo tipo. Vogliamo dirlo che Veltroni e poi Renzi sono i responsabili del liquido, del partito liquido? Io sono sempre stato il contrario e continuo a pensare che è una grossa disgrazia. Ma se non affrontiamo questo nodo politico, le cose peggioreranno, perché adesso ci sono i signori delle correnti nel PD. Grazie. E ci si organizza in questo modo. Finisco, scusa, secondo, ultimissima battuta, chiedo scusa che fanno sempre troppo. Stiamo per fare la giunta regionale, visto che poi parliamo di cose concrete, non è che parliamo di teoria. Nella giunta regionale c'è chi teorizza che la Saliera non può fare l'assessore, primo perché è troppo di Cupero, secondo perché era la vice per gli Errani, quindi non va bene. Però Patrizio Bianchi, che è un proviano, va bene che lo deve fare l'assessore. Non si sa perché, ci sono due pesi e due misure. Seconda cosa, circola la voce, io leggo i giornali, non so niente, che mettiamo un direttore generale del Santosa a fare l'assessore alla sanità. A parte che sento un po' di profumo di massoneria, ma può darsi che io mi sbagli, quindi, però sento un po' di fumo, come quando si sente quelli che fumano la marijuana, no? Che si sente quell'odorino. Allora, il problema del Santosa non è... Allora, secondo voi... È odore di Santosa quello. No, ma non so se sia Santosa massoneria, non lo so. Dico che sento... No, ma quell'odore di massoneria è odore di Santosa. No, sento un po' di odore di questo tipo. Però io voglio dire...
No, però non so. Secondo voi può essere, visto che qui diciamo che la politica deve riacquistare un primato, una scelta logica che noi mettiamo un direttore generale di un'azienda ospedaliera a fare l'assessore sanitario, cioè a gestire un terzo del bilancio regionale? La politica si riappropria delle proprie funzioni? Io penso che la saliera può fare l'assessore della sanità, non vedo perché non lo possa fare. Diciamo che hai messo parecchi spunti a disposizione della discussione. Allora, no, allora adesso la parola a Livri. Chiedo soltanto però di stare sui 5 minuti di intervento, perché se non ce la facciamo, no, per una questione pratica. Sono al circo Dossetti, quello confinante di là dal canale. Ad Harvard Università hanno fatto una ricerca sull'onestà dei cittadini e viene fuori questa visione che una persona più è vicina all'altro più è onesta. Esempio, facevano vedere un ragazzo che perdeva il portafoglio per strada, la gente lo rincorreva per ridargli il portafoglio. Se invece trovava un orologio Rolex appoggiato per terra, aveva dei dubbi perché non era identificabile il proprietario. E quindi il discorso è: se io porto l'orologio Rolex a chi? Ai vigili? E se i vigili se lo tengono? Lo porto alla polizia, e se la polizia lo tengo? Beh, lo tengo io. Quindi la dimostrazione è che più è lontano il discorso dell'oggetto dell'appropriazione, più la gente è propensa a non essere onesta. L'altra cosa che hanno scoperto è questo, ed è che quando noi giudichiamo la disonestà degli altri, usiamo il sistema neurale. Quando giudichiamo la nostra onestà, usiamo un altro sistema neurale. Questo ha portato a valutare le contraddizioni nei nostri comportamenti. Allora, in organizzazione si dice: tutte le persone sono oneste. Però l'organizzazione dovrebbe evitare che le persone diventino disoneste. E questo vale anche per il PD. Io sono di una generazione come Canova, dove il segretario della Federazione di Bologna era un certo Enrico Bonazzi, che Stalin era uno sbordellone. Quando c'era qualcosa che nasava, ti chiamava su e diceva: allora, che cosa c'è, compagno? E dovevi rispondere. Io ero vice segretario della FIGC con Claudio Sabatini a Mendogliano, perché doveva fare la sponda a Sabatini, che era un troxista. Bisognava rispondere di quello che si diceva al segretario. Un nostro iscritto, che è morto purtroppo, ci ha lasciato un messaggio: è giusto dire quello che si pensa, ma è importante sapere quello che si dice. Vorrei che questo fosse parte della cultura del gruppo dirigente del PD. Il problema, quindi, dell'organizzazione è un problema di comunità. Allora, se noi non riusciamo a ricostruire una comunità di partito, una comunità, non un partito, una comunità, è evidente che il concetto del pudore e della vergogna non ci sono. E la disonestà è quando non c'è il pudore e la vergogna. È un fatto antropologico. Sul problema dell'organizzazione del partito e della comunicazione ho un suggerimento per Andrea, responsabile della formazione. Perché non si organizza attraverso UDEN un discorso di question time sui vari problemi?
con un'organizzazione all'interno dei partiti attrezzati con la ricezione di UDEM. Ad esempio, se noi qui ricevessimo gli UDEM e abbiamo là un ministro che ci spiega una determinata cosa e noi con internet lo possiamo interrogare direttamente, è evidente che il circuito dell'informazione e dell'approfondimento sarebbe molto, molto importante. E quindi è un modello organizzativo di partito leggero che sfrutta le tecnologie, che lo possiamo vedere anche da casa, che possiamo intervenire anche da casa, e quindi abbiamo una modalità di divulgazione di un certo tipo. Per Mini ho questo suggerimento di vedere il concetto del sistema penitenziale un po' in maniera più organica. Ad esempio, allora, il sistema penitenziale, dove c'è il sistema carcerario, la gente in carcere, poi c'è un sistema, vogliamo chiamarlo così, autogestito. Mi interessava quello del discorso del ministro Conmonti, che parlava dell'autogestione nelle carceri. Perché no? Tu hai delle persone che non sono pericolose per la società, però hanno commesso dei reati ed è giusto che diano un contributo alla società per i reati che hanno commesso. E poi c'è un altro aspetto, che è il lavoro socialmente utile coatto. Cioè, tu hai 2 anni da fare, per 2 anni porti via un handicappato. Per 2 anni. Coatto non ce lo fanno fare. Per 2 anni. Allora sì che cominci ad avere più senso del tuo danno che hai fatto alla società. Seguendo Bonatti faremo lavoro coatto nelle feste dell'Unità. Con la professionalità, se va bene, tortellini. Prego. Allora, io sono Luigi Infelice, sono un dirigente dell'azienda sanitaria, tra l'altro mi occupo di anticorruzione, quindi dell'applicazione concreta della legge Severino e dei decreti legislativi conseguenti, con una certa difficoltà anche culturale, oltre che gli aspetti tecnici che non vi sto a raccontare. Poi sono anche giudice onorario, per cui conosco anche, da un sacco di anni, per cui conosco bene anche i problemi di contesto della giustizia. Okay. Io faccio solo 2 o 3 considerazioni, condividendo l'impostazione generale in materia di predisposizione di atti normativi per rendere più efficiente la giustizia sul piano, diciamo, gestionale, ma soprattutto più efficace dal punto di vista della prevenzione e della repressione dei fenomeni corruttivi. Però io vi dico la verità, quando partecipo alle iniziative del partito, anche a questa a cui tengo particolarmente proprio in ragione delle mie funzioni anche professionali, io non posso fare a meno di sentire sempre una certa amarezza, un certo rammarico e anche una certa connessa anche una certa tenue speranza che le cose possano migliorare. Perché rammarico e amarezza? Perché purtroppo, e questo si riconnette anche alla selezione della classe dirigente del partito, alla gestione degli uomini, alla collocazione degli uomini all'interno sia degli apparati istituzionali e di conseguenza, visto che sono di nomina politica, anche nei maggiori gangli istituzionali, sia a livello centrale che a livello regionale o locale. L'amarezza perché non sempre si fa la selezione giusta al momento giusto, per cui noi arriviamo sempre dopo che sono successi i problemi. Parliamo sempre dell'accaduto, parliamo sempre della storia fatta da altri. E quando per avventura qualcuno di noi presume, anche in base alla lunga militanza, dal 72 che era un ragazzino nel PC in Calabria, e sono ancora qui, come vedete, cercare di capire, di dare anche una mano per quello che posso,
E quando vedo invece che si arriva sempre dopo quella storiaccia fatta da altri, pur avendo avuto i mezzi cognitivi per capire, per prevenire certe situazioni, non essere stato messo in condizione, negli angoli giusti magari per prevenire certe situazioni, qualcuno faceva riferimento, mi pare, Garofa, a discorso, non mi ricordo, l'altro compagno, a discorso dei controlli all'interno delle stesse istituzioni su come vengono gestite le risorse, che a volte si risolvono in controlli meramente burocratici, non di sostanza, perché se li fai di sostanza ti devi esporre personalmente, devi assumere degli atteggiamenti che magari entrano in conflitto con le sensibilità politiche di chi ti ha nominato, e diventa un problema anche di sopravvivenza personale per molti. Vi faccio un esempio di un attimo, io a maggio ero stato già nominato presidente di un consorzio di cooperative sociosanitarie proprio a Roma. Poi per ragioni familiari, ma soprattutto perché ho fatto un ragionamento a nomina già avvenuta, sulle difficoltà che avrei avuto in quel contesto, perché io avevo già lavorato a Roma come direttore di un ASL, e le difficoltà di fare il proprio dovere con lealtà istituzionale, con coraggio, con visione, eccetera, ho fatto una riflessione di qualche giorno fra me e me e ho rinunciato a quell'incarico, tra l'altro molto ben remunerato, perché io avevo intuito, in base anche alle mie esperienze e a delle informazioni riservate, che il contesto criminoso in cui operano questi soggetti all'interno della realtà romana non mi avrebbero consentito di fare il lavoro a mio livello, nel senso che o mi sarei dovuto mettere d'accordo con i derivati di Buzzi, tanto per dare l'idea, e quindi avrei rischiato le incriminazioni oltre che la mia dignità personale, oppure mi sarei messo in urto con questi e magari come minimo mi avrebbero buttato sotto la metropolitana, perché sono interessi molto molto grossi là, sono milioni di ogni appalto che si fa. Per cui, come vedete, anche con la migliore normativa possibile che abbiamo attualmente, la legge Severino, ripeto, i decreti legislativi conseguenti, sia avendo anche la fiducia di gruppi di persone per bene che ti nominano, che proprio perché vieni dall'Emilia, perché c'è ancora il mito da altre parti che in Emilia noi siamo i migliori perché siamo emiliani, perché lavoriamo a Bologna, perché lavoriamo a un certo livello con dei risultati di welfare efficienti, eccetera. E quindi il fatto di scegliere me in questo caso derivava dalla constatazione che siccome viene uno da fuori, viene da Bologna, non può essere condizionato da nessuno, può essere utile per... ma non è così, come abbiamo visto anche nella nostra regione, sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo patito, subito una situazione che secondo me è un terremoto politico devastante, perché non è vero che ci sia un solo elemento, le dimissioni di Errani, cioè, personalmente, e questo è verificabile nel senso che io ho fatto delle trasmissioni anche televisive in cui ho affermato questo. Secondo me, se si fosse preso il toro per le corna già quando sono uscite le fatture di Munari a Venezia con l'amante, là Errani avrebbe dovuto lui stesso perorare l'immediata dimissione di tutti i consiglieri e andare alle urne un anno prima della sua dimissione, a prescindere dalla condanna che ha avuto. Noi in quel caso là avremmo ancora potuto salvare il modello emiliano. Allora, questo coraggio politico uno o ce l'ha, come diceva Manzoni, o non se lo può comprare. E purtroppo noi, al di là dell'onestà personale di tanti dirigenti, tra cui Andrea che stimo tantissimo, purtroppo è mancato il coraggio politico alla nostra classe dirigente qua di prendere il toro per le corna, perché hanno, come dire, disilluso, hanno colpito alle spalle un intero popolo che in questi valori e con questi valori si è formato per una vita intera. E chiudo il discorso, se posso avere ancora due minuti per entrare in proposte concrete rispetto alla relazione tua e di Andrea. Proposte concrete nel senso di rendere anche più fattibile i discorsi di riforme istituzionali. Abbiamo avuto la riforma delle province, l'abolizione delle province. Allora, se io sono il legislatore,
Il primo problema che mi pongo, oltre a un efficace trasferimento delle funzioni agli enti limitrofi, comuni e regioni, io mi pongo il problema di una quantificazione dei tempi di lavoro, non dico per ogni singolo atto, ma rispetto al numero di dipendenti che ho, per calcolare, sia pure a spam, quanti possono essere gli esuberi. Allora, se io sono il legislatore, in questo caso del Rio, mi pongo il problema che il Ministero della Giustizia va avanti, quindi la giustizia nel suo intero, con l'1,5% del bilancio di finanziamento all'anno, quindi c'ha un turnover bloccato di personale fermo a un terzo delle piante organiche, per questo, e questa è una delle cause forse la più importante della lentezza della giustizia, soprattutto civile. Allora, se io sono il legislatore, che penso? Al netto del trasferimento delle funzioni delle province agli enti limitrofi e c'è un certo numero di esuberi, la legge stessa 114, quella di Maria sulla riforma, prevede la mobilità verso altri soggetti pubblici dove c'è carenza di personale, quindi a risorse zero non solo evito i sit-in dei dipendenti della provincia che non sanno che cavolo fare da qua a due anni, ma risolvo con le stesse risorse economiche che anziché essere pagate dalla provincia vengono pagate dal Ministero della Giustizia con una partita di giro nei trasferimenti, risolvo i problemi dell'organico della giustizia. Ma dico, ma ci vuole Einstein per capire queste cose? Questa osservazione sarà, ma dico, c'è già. Non lo so se c'è già, sicuramente avrebbe dovuto essere prevista già al momento della... Perché al momento, magari non con un numero preciso, ma sapere che quella poteva essere una collocazione a risorse zero, ripeto, senza immettere migliaia di concorsi. Poi c'è l'ultimo punto e chiudo, e vorrei un attimo di attenzione anche da parte di Ermini. Stavo dicendo la domanda precedente. Io me lo sarei posto al momento della riforma. Ma comunque, meglio tardi che mai, se non sono in tempo, perché ci sono migliaia di persone che aspettano di sapere se prendono lo stipendio fra tre mesi. Quindi, il presidente del tribunale che ogni volta, coadiuvandosi anche con il nostro lavoro, dice: ma se ci fossero più personale, più cancellieri, i tempi processuali del civile si dimezzerebbero, anzi diventerebbero di un terzo. No, dicevo l'ultima considerazione che è fondamentale secondo me. Guardate che adesso il centrodestra non ha più il potere di condizionare con le leggi ad persona l'andamento della giustizia, ma ha un potere mediatico ancora fortissimo, perché le televisioni martellano tutti i giornalisti di quell'area, da Beggs a Ferrara, Del Piede, tutto quel pollaio là di dipendenti, che quelli non sono giornalisti, quelli non sanno nemmeno che è la deontologia professionale del giornalismo, in senso anglosassone, e quindi in senso puro, perché il giornalismo anglosassone è stato quello che ha fatto dimettere Nixon, che era l'uomo più potente della terra. In Italia, se tutto ti va bene, ci avrai la scorta come Tiziano, se ti va bene, se no ti ammazzano prima. Allora, il problema che io ho notato in questi, soprattutto dopo i fatti di Roma, qual è? Che non potendo incidere sulla normativa, come è stato fatto prima, e quindi per evitare che tutto un sistema di relazioni di interessi economici venga scardinato, diciamo politico-mafioso, ma anche politico-clientelare venga scardinato, che cosa stanno facendo subdolamente? Cercano di dequalificare, di sminuire, di attenuare l'impatto che questi fatti di Roma hanno avuto, ma da un punto di vista tecnico-giuridico. Loro dicono che la mafia, il 416 bis, non è applicabile a queste cose perché sono piccoli fatti corruttivi e li fanno rientrare nel fenomeno più o meno corruttivo che ci attanaglia e che per loro è fisiologico, mentre per me è il primo problema italiano insieme all'evasione fiscale. Questi sono i due problemi cardini che sono alla base di tutti i problemi che abbiamo. Ora, questa operazione subdola viene fatta sistematicamente, fateci caso, in tutti i talk show, in tutti i telegiornali, in tutti gli articoli che vengono scritti su questi giornali, e quindi si insinua nell'opinione pubblica
si insinua il dubbio che tutto ciò è relativo e fa parte del sistema Italia che è irriformabile in sé, in natura si direbbe. Allora, se passa questo messaggio e non viene affrontato adeguatamente da Ermini e da tutti gli altri compagni, deputati o gente che può controbattere tecnicamente anche con questi discorsi fatti stamattina questa impostazione, la partita è chiusa, cioè nel senso che anche questa volta non sortirà nessun effetto di, come dire, di inversione di tendenza rispetto al fenomeno corruttivo. E ve lo dico proprio da un punto di vista tecnico-giuridico, perché ricordate quando Falcone diceva è riuscito a portare al maxi processo identificando nel fattore unitario della cupola tutto il sistema mafioso siciliano? Nessuno ci credeva, c'erano gli stessi contrasti subdoli per inficiarne la validità, l'impostazione, l'impianto probatorio. Si sta facendo così anche per questa situazione. Cioè, se alla fine tutta l'imbarcatura probatoria di Pignatone e compagnia non arriverà a una sentenza seria di riconoscimento del fenomeno mafioso con queste sue nuove forme di manifestazione, non più con la coppola e la doppietta, ecco, no, e lo si farà e lo si potrà, ci si potrà arrivare attraverso questa subdola manipolazione della coscienza attraverso i mass media, noi saremo di nuovo 10 passi indietro rispetto alla lotta alla corruzione e non ci sarà nessuna legge che potrà in qualche modo affievolirne gli effetti. Grazie. Bene. Grazie mille. Grazie. Allora, io ho Giorgio Cavazzoni, qui do la parola e durante il suo intervento raccolgo le ultime eventuali, sta segnando, le ultime eventuali prenotazioni. Vai, puoi venire qua. Durante le campagne elettorali ultime abbiamo portato come pregio del nostro partito la sua scalabilità. Siamo un partito scalabile. Mi domando, siamo un partito scalabile o siamo già un partito scalato? Io ho l'impressione che la struttura che ci siamo dati sta consentendo una facilità eccessiva a infiltrazioni e a mancanze di controllo. Io ho sentito in una notizia che durante la cena di autofinanziamento che Renzi ha tenuto a Roma è stato sconsigliato di passare attraverso i tavoli a stringere le mani, perché non si sapeva chi c'era. Adesso qualche cosa che su chi fuori che ci potesse essere l'abbiamo saputo. Quindi qualche preoccupazione, se volete, l'abbiamo. L'altro aspetto è che sembrerebbe non soltanto che Monari a chi gli chiedeva ma perché non fai i controlli, cioè, mi rispondono non è tua competenza. Cesare. Ma noi avevamo, credo, nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna anche un segretario regionale del partito che occasionalmente adesso è presidente della regione. Forse qualche ruolo di controllo da parte del partito su queste cose non avrebbe fatto male, perché va bene che Bonaccini dica sono andato in procura e ho dimostrato la mia non colpevolezza, ma come segretario regionale del partito regionale qualche responsabilità politica forse sarebbe meglio che l'avesse denunciato. Tutto questo ci porta al discorso del partito. Io ho sentito De Maria che gli tremava la voce quando ricordava come quando eravamo nel PC si effettuava un controllo capillare, addirittura ci si iscriveva al partito su presentazione di due compagni, tanto per dire. E l'altra cosa, si votava al congresso solo se si era iscritti l'anno prima, non se si era iscritti mezz'ora prima davanti al seggio, ma un anno prima si
poteva votare al congresso se si era iscritto al 31 del precedente anno. Ora, tutto questo mi fa dire che o noi su questo partito ci mettiamo le mani, altra cosa che Renzi ha detto e mi ha un po' sconvolto, mi sembra nella penultima direzione, ha detto, ma sapete, in Puglia, quando ci sono le primarie, abbiamo avuto 30.000 iscritti, adesso quest'anno non ci sono, ci abbiamo 3.500 iscritti. Ora, noi Emiliano Romagnoli siamo viziati, andiamo a vedere quanti iscritti abbiamo, lo scarto rispetto all'anno prima e balle varie. Però da 30.000 a 3.500 il mio segretario forse anche qualche problema avrebbe dovuto porlo. Non può soltanto dire che è così successo in Puglia, perché sempre, non so, perché c'è Emiliano che è segretario regionale del partito in Puglia, è il suo amico e quindi si è limitato soltanto a un dato statistico, ma questo è un dato politico spaventoso. Concludo. Stasera, oggi abbiamo parlato di questione morale, abbiamo parlato di, ho sentito imperativo categorico, allora concludo con Kant. Kant diceva, cielo stellato sopra di me, la legge morale, cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Guardate che c'è un rapporto fra il cielo stellato e la legge morale dentro di me. Se manca il cielo stellato, la legge morale si va a far fottere. Se noi non abbiamo un partito che abbia una capacità mobilitante, ideale, che elabori una cultura, sentiamo della gente in televisione a parlare a nome del PD, specialmente sulle tematiche economiche, che c'è da farsi venire il latte alle ginocchia per le stupidaggini che si sentono. Quindi, allora, poniamoci il problema della cultura del partito. Una volta dicevamo ideologia, ma poi dopo ci hanno detto che è sbagliato. Però poniamoci questo problema, perché se non c'è una funzione di controllo del partito, lo scalabile è scalato. Grazie mille, Giorgio. Allora, Franco Guarnelli. Io chiedo scusa del ritardo, non ho sentito l'introduzione di Ermini, ma dopo ho sentito De Maria è un po' tutto il senso della discussione e visto anche il tempo spero di andare solo per slogan. Vorrei partire dalla necessità, come diceva De Maria, della cultura politica e del senso dello Stato, che bisogna sapere far nascere anche all'interno non solo del partito, ma direi, mi allargo al mare, del popolo italiano. Perché solo in questo senso dello Stato si può far apparire una cosa che per me è fondamentale e che rischia a volte di andare alla deriva anche all'interno nostro, che attraverso le leggi e la giustizia si faccia la politica. Non è così. Per me le leggi sono necessarie, ma non sono le leggi che risolvono i problemi generali di uno Stato. Perché dico questo? Perché tutti gli esempi portati, non sto a riprendere le specie nell'intervento di Garofali, riportati, con i quali condivido benissimo, cosa dimostrano? Che non è che manchino le leggi o i dirigenti, manca l'autorevolezza della politica. È stato portato l'esempio del segretario Bonazzi. Non scomoderei Stalin, ma scomoderei il suo rigore, che poi certo eravamo negli anni 50, per cui non si guardava tanto per il sottile rispetto a una linea. Però era soprattutto il rigore che dava autorevolezza, nel senso che se io sono un assessore, se io sono un dirigente, un capogruppo, se il dirigente pubblico che deve attuare le leggi e le direttive sa che io ho questa autorevolezza, sta attento, sta molto attento, perché sa che io politico
E ripeto sempre autorevolezza, non l'autorità, autorevolezza di dire no, tu caro dirigente stai sbagliando, tu caro dirigente fai delle scelte che non sono consone a ciò che è un indirizzo generale che gli elettori della città, maggioranza o assieme alleati hanno dato. Io noto adesso che di fronte a problemi parlano più i dirigenti o i capi di gabinetto che gli assessori, il che vuol dire che abbiamo assessori in tutti i sensi deboli, molto deboli, e qui dopo prevale la burocrazia. E prevale questo senso che, e questo è molto pericoloso a mio avviso, che chi risolve i problemi è la magistratura, perché interviene e scopre le magagne. Attenzione, aggiungiamo anche i corpi militari dello Stato, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. Io noto questa linea, e scusate questa mia mania, all'interno di una situazione internazionale che mi dà molto da pensare in questo senso. Troppi rumors ci sono sulla debolezza dell'Unione Europea, troppi articoli che dicono ma se un giorno cade l'Unione Europea. Bene, accetto questo rumors e aggiungo di mio, se cade succede un bel casino. In questo senso, cadendo l'Unione Europea si aprono le strade nei paesi più deboli, guarda casa Grecia, Italia, Spagna, dove il senso dello Stato non è compiuto, forse in Grecia sì, ma non conosco bene la Grecia, certamente non in Spagna e non in Italia, che il passaggio, che i problemi vengono risolti attraverso leggi, magistrati, beh, viva Dio, un buon generale, con una bella autorità in questo caso, che fa muovere la magistratura, la guardia di finanza, i carabinieri, beh, noi, insomma, questa cosa qui l'abbiamo già passata e nel popolo orecchia, se stiamo all'interno di questa crisi. Quindi attenzione, dicevo, che la funzione del partito e della democrazia a questo punto è strettamente necessaria per non far passare l'autoritarismo. L'autoritarismo, per cui parliamo sì di giustizia, di come fare le leggi, ma avendo sempre in mente che dobbiamo essere all'interno di questo processo democratico. Quindi io sono d'accordissimo che per far funzionare bene le istituzioni ci voglia prima un partito che abbia in mente queste cose qua. Controllo sugli eletti. Ecco, io su questo anche qui non parlerei di controllo sugli eletti. Non mi piacciono le parole controllo, disciplina, scusa De Maria. Io quando ho letto che Bersani, anche te, avete detto ho votato per disciplina di partito, io sono un indisciplinato di natura, non ho mai fatto il militare. Non è mai scritto Canova, è colpa sua. No, faccio per dire, non lo so, però io avrei accettato, abbiamo votato, perché politicamente in questo momento la caduta del governo non fa l'interesse di nessuno, non la disciplina politica, non la disciplina politica. Io voglio politica a tutti i livelli, a tutti i livelli, e la disciplina la userei per altre questioni, insomma, ecco così. Concludo con questo, voglio dire, sempre parlando del pericolo del giustizialismo inteso nel senso che è la giustizia che può risolvere i problemi. Un esempio che abbiamo noi qui a Bologna, e mi allarma molto, e parlo della sanità, e sono d'accordo con chi ha detto che la sanità, come in tutte tutti gli assessorati, ci vuole della gente che abbia un curriculum politico, non professionale. È competente. Nella sanità abbiamo il patrimonio della sanità. A chi è in mano? Si sa, ma vedo che la giustificazione che danno i nostri assessori di questione come il Beretta, l'ospedale di Montecatone di Imola, tutti i ruderi abbandonati da anni, di valori immensi, dicono ma non è compito mio, ma non è compito dell'altro. Sento dire dai dirigenti dell'ASL che il Beretta non si può fare niente perché è già a bilancio 3 milioni e mezzo.
è 8 anni che ha bilancio 3,5 milioni. Questo bilancio chi lo va a controllare? La gente dice che è una bubola, perché se è così è una truffa, perché 3,5 milioni di 8 anni fa non possono essere 3,5 milioni di adesso. 3,5 milioni di 8 anni fa non sono uguali al bilancio di uno stabile abbandonato da 8 anni, per di più occupato. Come si va a giustificare una cosa del genere? Perché è abbandonato? Se è occupato vale ancora 3,5 milioni? È ancora a bilancio? Non è a bilancio? Non ho trovato un assessore che mi abbia dato una risposta su questo. Questo secondo me fa parte del problema. Ma non è della sanità, è un immobile adesso il Beretta. È della sanità, è dell'asta. Dell'asta, Dio, è anche mio, l'ho pagato io. Allora voglio sapere, il mio appartamento me lo curo o no? Il nostro problema è che come quartiere sentiamo particolarmente, no, però no, il tema però che dal quartiere trascende va direttamente sul livello regionale, che è quello chiaramente di diretta competenza. Grazie mille Franco, adesso Rossella Lama, e dopodiché abbiamo 3 interventi, poi dopo chiuderanno i relatori e vi ricordo che abbiamo un piccolo aperitivo di augurali. Molto velocemente, innanzitutto complimenti per aver organizzato questa iniziativa questa mattina. Io sto notando in questa città una serie di iniziative fatte in prossimità del Natale molto partecipate, sia le sere che... E questo penso vada accolto come un segnale probabilmente anche di attenzione rispetto anche alle elezioni del 23 di novembre e dico di questa campagna per le regionali che è stata veramente molto 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 faticosa, perché molti di noi hanno fatto un'operazione in primis che è quella di chiedere di andare a votare, a prescindere poi dai singoli candidati che hanno comunque avuto un valore aggiunto, però c'era questa necessità di chiedere proprio di partecipare al voto. Ben speso, intendo questo impegno, visto anche il livello di astensione. Allora, io veramente volevo lanciare questo messaggio che riguarda il tema di reinvestire nel circuito politico. Quindi, chi l'ha detto prima, il tema della segreteria, come dire, non pervenuta, della segreteria nazionale, dico poi anche delle segreterie a livello locale in generale, è un punto forte di attenzione che ci deve assolutamente essere, perché in ogni caso il modello di partito che abbiamo secondo me non è nelle condizioni di sopravvivere, lo vediamo ormai con gli indicatori, tutti quelli economici, quelli di partecipazione, quello di produzione delle idee. Ma lo vediamo anche col fatto che, come dire, non si ha il senso di che cosa le riforme stanno producendo a livello di evoluzione dello Stato e del Paese. E quindi questo circuito politico per me è la prima cosa che va ripensata a partire dalle segreterie, dal coinvolgimento non solo dei segretari, ma anche degli organismi collettivi, le direzioni, le assemblee e quant'altro. Ciò che accade lì dentro, secondo me, deve essere maggiormente leggibile da parte degli iscritti e dei cittadini e degli elettori. Si è perso un po' questa ambizione, secondo me, di essere leggibili, come dire, dall'esterno, nelle decisioni e nelle scelte che si fanno. E questo è veramente un peccato, secondo me, una delle cose che ci danneggia di più, perché non è percepibile, come dire, la scelta politica. In questo caso l'esempio di quello che sta succedendo nella riforma della legge Delrio, la legge 56, è un caso emblematico. Una riforma nata nel migliore dei modi come l'idea di riformare il nostro Stato, che però parte dal livello intermedio, quindi non coinvolge tutti i livelli della riforma dello Stato, ma un livello solo. Questo è assolutamente, bisognava cominciare, forse è nata sotto la spinta di dire riduciamo i costi della politica. Pensiamo a queste città metropolitane, lo dico molto chiaramente, siccome il tema della discussione finora è stato eleggiamo direttamente o meno il sindaco delle città metropolitane, in verità
la discussione si è concentrata molto su questo, però principalmente noi dovevamo, come dire, dare un segnale che avevamo colto che c'era qualcuno che ci diceva di ridurre i costi della politica. Ecco, io penso che oggi ci siano una marea di cittadini, ma soprattutto anche i dipendenti di quegli enti, che stanno vivendo una cosa cascata. Si riducono i costi della politica, sì, e però adesso cosa succede? Che non solo per la Del Rio, ma anche per la legge di stabilità, si riducono i costi del personale dipendente della pubblica amministrazione. Questo è un segnale che devi dare all'Europa, che l'Europa molto probabilmente ti chiede, ma che non ci sta coi tagli trasversali, perché dove tu hai delle amministrazioni sane, equilibrate, ragionate, coi tagli 30% per tutto il territorio italiano vuol dire fare i tagli trasversali. È inaccettabile per il cittadino emiliano romagnolo, che più o meno ha un equilibrio del rapporto fra numero di abitanti, numero di dipendenti pubblici, il livello degli stipendi, io dico anche, perché stipendi come hanno qualche personale della regione Sicilia sono oggettivamente insopportabili da questo punto di vista. Chi è quel gruppo dirigente che mette le mani in queste cose? Perché senza queste noi non recuperiamo debito pubblico, noi non facciamo sentire un'azione di riforma vera e propria. E io lancio questo segnale che dei tagli, come dire, lineari, poi ci siamo capiti, possono essere declinati anche in altro modo, su questi territori, come dire, si avverte una profonda stanchezza, perché si vogliono servizi. Perché siamo d'accordo tutti che bisogna semplificare la pubblica amministrazione, ma io non credo che ci sia nessuno disposto a rinunciare all'amministrazione e al governo del territorio. E guardate che nelle nostre pubbliche amministrazioni sta già succedendo che dai a terzi degli appalti di governo di alcune pratiche. Ci sono dei flussi di dati sensibili che riguardano le persone, che riguardano le imprese, che riguardano i bilanci, che riguardano i conti correnti, dati fuori da lavorare a terzi. Noi dobbiamo fare una scelta, preferiamo mantenere una pubblica amministrazione che aiuti a governare il territorio, ad amministrare, o vogliamo smantellare anche questa dimensione e fare un'azione di sussidiarietà? Io non credo che sia questa la sussidiarietà che in questo territorio abbiamo pensato. La nostra sussidiarietà era che, come dice la Costituzione, in un reale rapporto fra enti locali e Stato nazionale ci sediamo tutti insieme e iniziamo a pensare come i tagli li facciamo tutti insieme su tutti i livelli e coinvolgiamo tutto il percorso e tutte le strutture, a partire dai livelli di governo e dei ministeri, a cascata fino ai comuni e alle comunità montane e quant'altro. Non che scarichiamo la riduzione della spesa tutta sugli enti locali, perché gli enti locali in questo territorio sono una parte della visione di sussidiarietà che noi abbiamo avuto, che non era cosa faccio fare al pubblico, cosa faccio fare al privato, ma cosa faccio qui, compresa la cultura dello sviluppo economico, che non era una cosa da poco sui nostri territori in termini di produrre lavoro, dare lavoro, produrre lavoro per la libertà e l'emancipazione delle persone. E quindi io penso che in questo momento molti dipendenti si stanno rendendo conto che i tagli della politica stanno diventando qualcosa di molto diverso, e che c'è un progetto sul quale io penso che serve un pensiero un po' più, un'azione un po' più riflettuta e un po' più ponderata rispetto che è quella che è la riforma della pubblica amministrazione. Il tema della politica poi secondo me è assolutamente dirimente, e penso che in questo percorso che ci porterà a rinnovare il segretario provinciale, quello regionale, immagino adesso aspettiamo la giunta annunciata in conferenza stampa lunedì dal presidente Bonaccini, però credo che dovremmo avviare un percorso in modo tale che questo partito svolga un ruolo
di indirizzo, di controllo di tutta la parte di azione politica dei non eletti, ma di quelli che appunto si candidano a svolgere politica sul territorio, e degli eletti stessi, che sono, come dire, una parte. Perché l'aggiustamento reciproco può arrivare fino a un certo punto, ma credo che il partito abbia bisogno, anche con gli organismi che ha, dai propri viri a tutte le altre cose, di rendere più trasparente come dire, l'azione che svolge sul versante interno dei controlli. Perché se no lo fa Facebook. È fatto da Facebook, ne abbiamo avuto, non è sempre piacevole, cioè le persone vengono attaccate sulla rete per attività, come dire, personali, dopodiché tu semplicemente no, questa lettura non la riprendi più, questo che accade lo devi solo rincorrere. E quindi conviene irrobustirsi e rafforzarsi, anche perché sono passati da quando Del Bono si dimise già diversi anni, e c'è bisogno, insomma, di costruire delle risposte più adeguate ai tempi. Grazie Rossella. Allora, adesso lascio la parola, chiedo scusa ma non conosco il suo punto. Allora, sì, Alessandro Fuori, vengo lì. Perfetto, così adesso riesce a riprendere meglio. Ecco, aiuto, agevolo anche. Grazie Alessandro, no, perché già ci siamo. Agevolo anche il tecnico. Delle... presentare. Sono Alessandro Forni, e sono iscritto solo da 2 anni e al PD online, quindi non abbiamo neanche una sede fisica, siamo un po' in cerca di. Anche lui è iscritto al PD online, e usiamo queste nuove diavolerie, però appunto, quindi giro un po' le varie sedi. Però sono mediatore civile e quindi mi interessa molto, ecco, la relazione dell'onorevole Ermini. Ho apprezzato la riforma che sta portando avanti con l'inasprimento delle pene sulla corruzione, che vuole incentivare l'arbitrato, ecco, io direi che incentivare ancora di più la mediazione civile, ecco, anche che potrebbe snellire tutta i processi che sono ancora pendenti in, ecco, io devo dirlo, sono anche un odontotecnico, quindi adesso con tutto. Ecco, no, quando facevo l'odontotecnico anche io... Anche la Minetti, cioè, no, c'è la Minetti in Monari, cioè. A mia discolpa posso dire che quando facevo l'odontotecnico io c'era ancora il muro di Berlino, ecco, quindi cioè, c'era il muro di Berlino, e quando è crollato il muro di Berlino io sono entrato alla facoltà di medicina, quindi sono anche dentista, quindi cioè, ho avuto dei progressi, ecco, facevo l'odontotecnico durante il sistema sovietico, poi dopo ho studiato al Sant'Orsola da dentista, quindi conosco anche un po' cos'è il Sant'Orsola, quindi quel puzzo di massoneria, ma sì dai, è proprio puzzo di Sant'Orsola, non è che è puzzo di ospedale universitario, che è così. Tutti sono, direi che anche a Roma, cioè non ci siano delle cose. Io vabbè, cioè, no, tra le altre cose, vabbè, dato che qua abbiamo un giudice onorario, ho fatto il militare a Roma prima di laurearmi, quindi ho girato anche le caserme di Roma, gli ospedali di Roma, quindi l'andazzo che ha a Bologna lo ritrovo perfettamente a Roma, quindi un odontotecnico di Roma so come vive, ecco, avendo vissuto le caserme di Roma come odontotecnico, non ci sono grosse differenze. Io direi che però le contesto un po' che il modello emiliano-romagnolo non è da buttare via, nel senso che se è andato in un albergo a 5 stelle a spese del re, va bene, l'eccezione conferma la regola, ecco. Cioè, non si può buttare via un modello perché due persone hanno fatto una cavolata. Io non ho buttato il modello, io ho detto che non è stato difeso il modello, che è diverso. No, è stato difeso perché comunque a breve si è rinnovato, ecco, non si può più parlare, no, lei ha detto non si può più parlare di modello emiliano-romagnolo. No, il modello emiliano-romagnolo
Io direi di esportarlo anche in Calabria, ecco, compagno calabrese. Io direi che sarebbe da, proprio da esportare in Calabria. Io sì, l'ho ascoltato anche che lei ha rinunciato a operare a Roma perché aveva paura di essere influenzato. Cioè, io ho fatto il militare a Roma, cioè non è che. Cioè, ordine compagni. Abbiamo appena detto la disciplina, ordine compagni, possiamo fare l'intervento. Io sono mediatore civile, lei è giudice onorario, va bene, a Bologna, non è che. Facciamo concludere l'intervento. Ecco, appunto, ho apprezzato le cose che sta facendo appunto come rappresentante della giustizia del PD, portando avanti, ecco, gli direi appunto di dare delle penalità ancora maggiori a chi non va alla mediazione civile, nel senso di incentivare di più la mediazione attraverso delle penalizzazioni, ecco, quindi questo vedete un po' voi, adesso io esattamente non sono dentro nella legislazione. Comunque sì, direi che è quella la via che anche l'Europa ci chiede, è anche quella l'Europa che ci chiede la mediazione civile per snellire ecco, in ambito sanitario questa cosa. Direi che in Emilia-Romagna la mediazione civile in ambito sanitario è un modello da esportare. Cioè, direi che dovrebbe essere studiato in tutte le facoltà di giurisprudenza italiane, perché la mediazione che si fa in Emilia-Romagna neanche la Lombardia la fa. Quindi direi che con questo posso concludere. Grazie Alessandro, adesso la parola a Cesare e poi a Facchino. Io ho visto l'orario e me la cavo presto, anche perché dico subito che ho apprezzato molto questa iniziativa e credo che ne avremmo bisogno di farne ancora tante, proprio per recuperare, io credo, una parte di silenzio che c'è stato all'interno del nostro partito su queste problematiche e invece sono state accentuate, come voi sapete, su questioni interne che si formano per forza, perché quando non c'è chiarezza dal punto di vista politico, è chiaro che ognuno pensa di avere la verità in tasca, si schiera secondo delle sue possibilità, della sua consapevolezza. Quindi io volevo porre tre questioni. Uno era la questione del finanziamento dei partiti. Sta tornando fuori sta roba qui, ma forte. Non so se avete visto sti giorni sull'Espresso, addirittura c'è tutto un elenco di persone, tra l'altro anche i nostri, dove è vero che, e io sono stato fra quelli che non ero d'accordo di abolire il finanziamento del partito, perché ritenevo e ritengo ancora che comunque un partito per vivere deve avere un sostenimento, non può essere che se no non vive. Un circolo non sta in piedi se non ha un minimo di possibilità economico di potersi organizzare. È chiaro che la questione nuova ha trascinato molto e ha portato molto anche molte persone anche a pensare che fosse anche giusto. Non fare però quelle robe che facciamo delle iniziative da 1.000 euro dove prendiamo dentro tutti quanti, perché questo secondo me è una roba che non pagherà, non pagherà a lungo tempo. Io spero di sbagliarmi, ma non credo che questa sia un buon elemento. Ecco, l'altra cosa che invece sono preoccupato, perché dico è da rivedere questa questione del finanziamento? Perché poi si è trovato, non si dà il finanziamento ai partiti, ma si dà il finanziamento alle fondazioni. Allora ognuno si fa la fondazione, poi la intesta un altro, e poi la intesta un altro, alla fine tutti qui i soldi tornano lì dentro un'altra volta, con una differenza. Che all'interno di un partito, attraverso gli organismi, puoi anche avere un controllo, se vuoi. Attraverso le fondazioni non ce l'hai più il controllo, a meno che non succeda un casino tale e quale che interviene il mondo, allora si scopre anche questo problema, perché ci sono si intestano ad altri che non hanno niente a che fare, cioè hanno a che fare, ma di presto non.
Ecco, l'altra cosa che mi interessava porre, che non è certo una novità, io credo che voi compagni dirigenti l'avrete notato molto prima di me, io credo che dobbiamo rivedere il meccanismo delle primarie. Cioè, le primarie fatte così è una porcheria, lo dico molto fuori dai denti. Non è pensabile che qualsiasi persona che passa dal seggio porta 2 euro, 5 euro, ha lo stesso diritto di poter decidere sulla sua struttura organizzativa come il militante, come me che vengo dal Partito Comunista e ho sempre pagato la mia tessera regolarmente lavorato. Io mi sono trovato ad avere meno diritto da chi veniva la mattina, dava 2 euro e mi diceva siete bravi però, con quel sorrisino ha preso per il culo. Non va bene, scusate il termine, non va bene così. Hai ragione. Non va bene così. Quindi io inviterei, visto che è un meccanismo, io sono d'accordo sul principio, perché sul principio non ho da dire che è un principio democratico, però è un principio che va gestito. Altrimenti io credo che lì poi si innesca l'ultima cosa che volevo dire, è tutta la partita della scelta dei dirigenti. O noi riusciamo a rinvertire, quindi a creare la voglia di fare politica, la voglia della politica pulita, la voglia della politica proprio come parola in quanto tale, e discutiamo dei problemi. Questo di oggi è un problema serio, ma dovremmo affrontare le problematiche della salute della gente, affrontare i problemi del lavoro, di quello forse abbiamo anche parlato forse troppo e non ci siamo fatti capire. E perché dico questo? Perché altrimenti io vedo un po' in giro, ed è questa la mia grossa paura che ho, che anche nei circoli, nelle discussioni che facciamo spesso e volentieri, cioè accentuiamo il problema al momento delle elezioni. Tutti si candidano, poi cosa succede? La gara a chi eventualmente riesce a portare più gente, va bene, questo qui. Poi tu non vedi più niente, spariscono, non ci sono più. Per avere un'iniziativa bisogna correre dietro. Questo vale per i consiglieri di quartiere, spesso, questo vale per l'esempio del nostro comune di Bologna, così diciamo anche quello. Cioè, ci sono tutta una serie di problematiche, poi adesso ci ritroviamo. E perché questo? Questo qui è, se non c'è la consapevolezza del perché si sta in un partito, nel perché si sta in politica, nel perché si fa la politica, per chi la si fa la politica, che non può essere per me stesso, è chiaro che c'è la corsa a fare il dirigente perché c'è un mestiere. Se la politica diventa un mestiere, noi siamo finiti. Non può essere un mestiere la politica. La politica deve essere amore, deve essere passione, deve essere credibilità di se stessi e trasmettere gli altri valori che ci hanno insegnato a noi. Questa è la politica per me. Se no non ha senso, non ha fare politica. Quando ti ho messo a fare l'assessore, poi cosa ho risolto? Se poi tu ogni volta che ho bisogno devo rincorrerti, fare la fila per poterti parlare, ma dovrebbe essere il contrario. Visto che noi ti abbiamo eletto, dovresti essere tu a venire nei circoli, nei quartieri, nelle sedi a spiegare cosa state facendo, tutta la riorganizzazione che state proponendo. I quartieri, l'ultima cosa più brutta è quindi questa qui che si sta adesso su la questione anche a livello regionale. Cioè non è pensabile che si metta in moto un meccanismo di questo tipo, e io vedo più una mediazione fra le varie componenti politiche del nostro partito, lo dico molto chiaramente, non di merito spesso, perché si saltano fuori dei nomi che non sappiamo neanche chi siano, chi li ha mai visti, cosa fanno, lo impareremo, se diventeranno assessori probabilmente lo impareremo. Non più grosso, l'avete visto anche oggi sui giornali, l'Emilia Romagna per tanti anni ha vantato di essere la regione che faceva traino, che faceva anche in qualche modo, non dico lezione perché è brutto sto tempo, ma che dava dei contributi anche a livello nazionale sui temi della sanità e della salute. Oggi diciamo già che siamo in seconda e probabilmente siamo ancora in una buona posizione,
Ma il problema è che se noi, e qui sono molto d'accordo con quello che diceva Garofalo prima, cioè se noi continuiamo a pensare che mettiamo all'interno del, a fare gli assessori, anche qui, personaggi che li conosciamo benissimo, perché ormai hanno girato tutte le US dell'Emilia Romagna, e li conosciamo benissimo, e che vanno bene perché sono appoggiati dai baroni dell'università, perché di questo si tratta, allora abbiamo sbagliato tutto un'altra volta. Mi dispiace che si vada avanti su questa direzione. Avrei preferito più, lo dico molto chiaramente, che fosse stato Donini a fare il responsabile della sanità. Non ci capiva forse tanto neanche lì, ma almeno era un politico e si poteva anche prendere le sue responsabilità. Così noi mascheriamo un'altra volta dietro a dei tecnici e ci troveremo un'altra volta in sostituzione molto difficile. Ma io ho fatto il nome. Vabbè, ma io ho fatto il nome, potevo fare anche degli altri. Allora, la patente di pubblico. Basta. Mi fermo qui perché sennò. Che adesso di tortura anche perché Andrea mi chiami sempre da queste parti, è vero che io ero della Pelloni e non della Magnani, ma mi sembra di tornare a casa. Ma adesso la Pelloni è accorpata qua, eh? Lo so che la Pelloni è accorpata qua, una volta ci facevamo concorrenza, ma siamo di là. Sì, ormai è passato un po' di acqua sotto i ponti. No, è perché sai, è stato bello per me, non voglio tirare io le conclusioni, ma perché mi sono ritrovata in un'atmosfera, posso dirti una volta, stiamo ragionando di tutto. Io ero perplessa di intervenire perché dico si parla di un argomento, stiamo su quello. Invece evidentemente abbiamo proprio bisogno di parlare di tutto e soprattutto abbiamo parlato del partito. Sulle primarie non aggiungo altro, ma ci vuole, scusate, dei poco furbi, eh. Ci vuole dei poco furbi, oltre che dei subalterni culturali, a pensare di fare le primarie aperte al mondo anche per eleggere le responsabilità interne di un partito. Ma santi Dio, ma chi l'ha pensata questa cosa? Se lo trovo, vabbè, l'abbiamo già detto, non lo ripeto. Invece vi voglio proporre un paio di altre cose. Mi piacerebbe che ci fosse coerenza interna anche dai nostri massimi dirigenti. Si è detto basta ai doppi e tripli incarichi. Allora, andate fuori dai detto, fai il presidente del Consiglio, fai il segretario di partito. No, tanto per cominciare. E questo vale per tutti, a tutti i livelli. Se fai il consigliere di quartiere, fai il consigliere di quartiere. Fai il consigliere comunale, fai il consigliere comunale. Ah, non ne fai 10.000 le cose. Perché, visto che l'ho fatta l'esperienza, voglio dire, non basta mica tanto tempo per far tutto, eh. Bene, poi ve ne voglio proporre un'altra, non l'ho sentita da nessuno. Scorrendo i giornali oggi trovo che il taglio ai patronati è dai 150 si è ridotto a 35. Adesso, scusate, visto che ho smesso di fare tutto il resto, sono pensionata, faccio la segretaria del sindacato dei pensionati della CGL, naturalmente, pensate che sono andata da un'altra parte. Non l'ho sentito dire da nessuno, ve lo pongo qui. Avete un'idea che quei soldi lì non sono né dello Stato né dell'INPS, non sono parte del bilancio dello Stato, sono trattenute obbligatorie sugli stipendi dei lavoratori e le imprese ci mettono la loro parte, nessuno ha diminuito quella percentuale, quindi i soldi che vengono raccolti servono proprio per i patronati, non fanno parte del bilancio dello Stato. L'avete votata sta legge di stabilità, però vi rendo noto che esiste forse un problemino di incostituzionalità, perché non è che uno metta a bilancio i soldi degli altri, eh? Io non metto a bilancio i soldi del condominio, del mio condominio, i soldi del condominio di fianco. Ve lo rendo noto perché, badate, questa è una cosa, non vi voglio raccontare le piazze piene dal 16 ottobre qui a Bologna, il 25 ottobre a Roma, nelle 54 città il 12 di dicembre e il rapporto con i sindacati. Un governo che si tutto compromesso finché volete, ma che tratta i sindacati come degli zerbini, è incostituzionale, perché fino a prova contraria il rapporto con
le organizzazioni sindacali, ci sta anche scritto nella Costituzione. Oltre che essere una cosa assolutamente assurda, io non pretendo mica che il bilancio, il ministro dell'economia faccia il bilancio dello Stato su quello che gli dicono i sindacati, ma così come io, come segretaria di una Lega SPI, vado al tavolo del mio comune, della ASL, per fare gli accordi territoriali, non capisco come faccia un governo nazionale a non ragionare del bilancio che riguarda tutti i cittadini con le organizzazioni sindacali, che sono un organismo, fino a prova contraria, riconosciuto a livello costituzionale. E per chiudere vi faccio una domanda. Non abbiamo avuto nessuna risposta, almeno io non l'ho avuta, su quel 2 per 1000 che avrebbe dovuto sostituire il finanziamento pubblico ai partiti. Io ho l'idea che ne abbiamo raccolto poco e niente, ma mi piacerebbe molto che almeno, abbi pazienza, c'era già da quest'anno, quindi un primo riscontro, perché forse anche da questo si misurerà che tipo di credibilità abbiamo. Scusatemi, ho ceduto anch'io, ma non volevo intervenire perché pensavo che il tema fosse solo quello più stretto di moralizzare. Poi, visto che si è allargato, vi ho posto due problemi che non ho sentito porre e mi sembrano rilevanti. Intanto mi fa piacere che sia apprezzato questo clima di apertura, che non è da questa iniziativa che cerchiamo di tenere, almeno tutte le nostre iniziative cerchiamo di dare il massimo spazio anche per le riflessioni.